Ho scelto di suonare l'elegia di Rachmaninoff perché credo che ci sia molto pessimismo dentro queste pagine. C'è un grido, un pianto, una preghiera, una finestra di speranza nel centro, ma poi un ritorno struggente, ancora più malinconico, per una fine davvero straziante. Siccome il pessimismo è stata una caratteristica fondamentale di Rachmaninoff.